cantanti, di quegli scrittori, di quella gente che in certi anni lontani, parlo nel 99, si è sentita abbandonata in questa città, molti giovani. Ecco, questo è uno degli appuntamenti centrali che ho. Per il resto io vado a raccogliere gente che vado a votare, vado a dare informazioni corrette, perché attenzione, c'è un articolo oggi su Carino, sì. È pesante, va bene? Sì, ma lo volevo naturale, ma va bene. Sai che il lettore non va mai scontentato, eh? Potenziale, scusate se resta un attimo l'altro. Il cammino oggi c'era una bella immagine nostra, no? Chi vince su Facebook, no? Io perdo. Perché non fa niente, lo dico. Collegati alla curva del Bologna, no? E fate questo queste frasi sono devastanti per il mio lavoro e quello degli altri, perché non stiamo portando l'unica puntata. Questa è la cosa, allargheremo io ho lavorato dal fondo alla fine, mi chiamavo. Allora, le voci vanno superate con risposte chiare e certe. Allora, venerdì prossimo 14, chi è l'elettorato passivo e chi è l'elettorato attivo? Allora, parliamo già dell'elettorato attivo, perché ormai siamo lì. Allora, il 14 c'è l'assemblea cittadina che varerà definitivamente le regole, che però le sappiamo già. Allora, andiamo sulla sostanza dei voti. Primo, abbiamo ottenuto tutti i quattro candidati assieme, 5 candidati, sono d'accordo anche quinto, di allargare al 13 pomeriggio il voto, perché non vogliamo perdere quelli che si mettono in fila, dicono fila lunga, quindi allarghiamo il numero. Questo è il 13-14. Secondo, la formula che esisteva per Veltroni, che era una sorta di adesione elettorale, non di iscrizione, ma adesione elettorale al PD, viene superata da una formula ancora più larga. Cioè io voto alle primarie, buonasera, piove? Serve l'acqua alla nostra comunità. E allora, la formula viene, la formula viene allargati come storato, la formula di massa dice che mi verrà a votare, mi impegno, ecco il discorso che ho fatto all'inizio, lo